So welcome again in Fabriano in Acquarello 2021 brand news appointment. We have Fabriano, second appointment with Fabriano Paper today, and I share my screen as we start with a video. Let me introduce myself. I'm Giuseppe Prezioso, the Fabriano Fine Arts Papers and Marketing Manager. We are here in this wonderful place. This is called the Fabriano Paper Pavilion, where a wide array of Fabriano heritage are stored and displayed. So this area in the past was the base of the Fabriano paper mills, and nowadays they host and they are based the main offices and the Fedrigoni Fabriano Foundation. And in this specific area, we have several handmade and cylinder molds stored and displayed in a thematic way, so showing all of the historic processes and paper production of the Fabriano papers. And along with them, we have some artistic paper installations creating a wonderful and amazing environment where we have thought to host this exhibition, let's say, or mostly to show our different watercolor papers, because we think that in this specific area we can express our soul, our roots, our values, along with the help of a very amazing and skilled artist called Davide Siddi, that will show with different techniques our watercolor papers that we have in our catalog and that we offer to all of our artists in the world. Specifically, Fabriano is the only paper mill in the world able to supply and to offer to all the market the watercolor papers produced with the three different ways known in the Western world. Let's say handmade, mold-made, and Fourdinier made. We will start with the highest quality, our handmade paper with 100% cotton esportazione, and we go on further with our artistic 100% cotton mold made, and Fabriano 5 mold made with 50% cotton, and we will end with our watercolor paper for dinner made with 25% cotton. So let's enjoy this wonderful Fabriano watercolor experience. Ciao a tutti, io sono Davide Siddi, sono un pittore professionista e dipingo ad acquarello da circa 15 anni, quindi ho avuto modo di testare tantissime carte, di provarle per la pittura d'acqua, e oggi ne vedremo insieme quattro prodotte dalla Fabriano con differenti sistemi di produzione e con differenti percentuali di cotone. Vedremo insieme come reagiscono a velature di acqua abbondante, a velature più secche, quindi più dense, seguendo sempre lo stesso metodo per tutte le carte. È esattamente quello che faccio quando devo provare delle carte differenti e capire qual è quella più adatta in base al quadro che devo realizzare. Generalmente parto da una velatura di bagnato su bagnato, quindi carico tantissima acqua per vedere quanto la carta riesce a resistere a velature di acqua abbondante, poi vado a sfumare con più o meno pigmento, lavoro con uno spruzzino che mi permette di valutare altri livelli di umidità del foglio e poi intervengo con il foglio asciutto e vado a sfumare col pennello via via più scarico. Proverò anche a fare dei passaggi estremamente densi, quindi con delle velature che di fatto rimangono quasi in superficie, per poi andare a rilavare il colore e vedere come queste carte reagiscono alle lavature, quindi quei passaggi che si fanno quando si fa un errore sul foglio e lo si vuole correggere portando via il colore. Esportazione. What an amazing paper. It's still handmade with 100% cotton. So it means it embeds our values, our roots. It represents our soul. In fact, this paper is watermarked and surfacized with animal gelatin.
It means two innovations introduced in the Middle Ages by the Fabriano artisans and has changed completely the paper. So the paper was new. A new paper was born and was born in Fabriano. And a handmade paper has a unique characteristic that each sheet is made by hand by the artisan. It means that the fibers are randomly disposed on the surface of the mesh and they have a very balanced reaction to water once it is applied on it. On the other hand, the tub sizing with animal gelatin allows to have a thick layer of sizing on the surface of the paper, making it very apt to every watercolor technique, even the most stressful one. So let's enjoy this amazing paper with Davide. Quindi, primo passaggio, generalmente stendo una base di bagnato su bagnato con un colore abbastanza chiaro. Quindi lavoro con tantissima acqua proprio per mettere alla prova la carta e vedere qual è la resa. Chiaramente parlando di una carta fatta a mano darà degli effetti comunque abbastanza omogenei, ma sicuramente meno, potremmo dire, più casuali rispetto a una carta industriale, prodotta con tecnica industriale, ma è questo l'aspetto a mio avviso interessante. La parte anche affascinante dell'acquerello, si controllano tanti aspetti, ma non sempre si può controllare la resa, che anzi viene fuori con gli effetti dati dalla produzione della carta, che poi la rendono tipica. Quindi, bagnato il foglio, intervengo poi con un pigmento quasi puro, quindi lavorando da godè, sciolgo il godè fino ad avere quasi solo pigmento e pochissima acqua, e intervengo sul foglio. Ecco, già questi effetti sono molto interessanti, per esempio per rendere un cielo nuvoloso, una nebbia. Il colore cammina in maniera abbastanza omogenea, da queste macchie che sono interessantissime. Vado ancora a caricare colore e pigmento puro nella parte più scura e poi andrò a sfumare. Per completare poi questa prova, generalmente introduco anche l'utilizzo di alcuni passaggi con lo spruzzino, che è un'altra tecnica di bagnato su bagnato, ma meno omogenea, quindi dovrebbe restituirmi in alcune zone anche degli effetti un po' più secchi, come in questo caso. Ecco, interessante, già qua si comincia a vedere la granulazione del colore, quindi come il colore si sedimenta nella parte concava della carta, rendendo poi di fatto la texture, che comunque è abbastanza omogenea nell'insieme, non disturba assolutamente durante la resa finale del lavoro. Mentre facciamo asciugare questa parte, poi una volta asciutta vedremo gli effetti veri e propri della reazione che ha la carta alla pittura d'acqua, interveniamo di nuovo sullo stesso foglio, però questa volta con un bagnato su asciutto, quindi non bagno il foglio, ma intervengo già col pennello abbastanza carico di acqua e pigmento sul foglio completamente asciutto. Chiaramente a livello tecnico, al di là delle carte, la differenza sta nel fatto che qui abbiamo la possibilità di controllare il bordo, che deve essere un bordo preciso, rispetto a un bagnato su bagnato in cui il colore scivola e cammina. E anche da questo punto di vista la carta reagisce bene, perché nel momento in cui io stendo la pennellata vedo che mi restituisce un bordo estremamente pulito, quindi questo mi permette, se dovessi avere bisogno, di passare anche alla resa di dettagli abbastanza piccoli, quindi di strisce sottili, che non perdono e non tendono ad aprirsi seguendo le fibre, che quindi risultano abbastanza regolari. Proviamo sempre, caricando il pigmento in questa velatura che ho appena dato, a sfumare il colore, quindi risciacquo il pennello, lo asciugo leggermente, e poi vado ad accompagnare il colore in modo da farlo camminare verso la parte che voglio sfumare. Chiaramente questi effetti sono utilissimi per rendere effetti di cielo o di mare, o comunque tutte le volte che vogliamo delle sfumature morbide. Un'altra prova che sicuramente possiamo fare, a questo punto cambio pennello, prendo un pennello che non ha quasi serbatoio, in modo da stendere il colore con una velatura estremamente densa. Quindi prendo pochissima acqua, molto colore. Qui arriviamo quasi alla resa della tempera, il colore risulta estremamente denso, quindi la carta non lo assorbe completamente e questo poi mi permetterà di valutare eventuali lavature o raschiature, quindi se dovessi avere necessità di
togliere il colore una volta che l'ho steso sul foglio, come reagisce la carta? È facile riprenderlo oppure no? Lo vedremo una volta che è asciutto. Intanto queste parti su cui ho lavorato inizialmente iniziano ad asciugare e notiamo come di fatto l'asciugatura è abbastanza omogenea, salvo alcune parti in cui si formano delle macchie che sono abbastanza interessanti. Dicevo prima che può essere utile questo tipo di carta, soprattutto per lavori legati al bagnato su bagnato, quindi la resa di cieli, la resa di nebbie. Ecco, una volta che la carta asciuga, cominciamo a valutare quali sono, prima di tutto, la resa del colore e poi anche l'effetto della carta con una gestione con acqua abbondante, come abbiamo visto prima. Innanzitutto il colore reagisce molto molto bene, risulta brillante, non perde di intensità e quindi la carta conserva tutta la brillantezza del colore che ho steso all'inizio. Avendo lavorato poi con molta acqua, è interessante vedere come la carta si gonfia, ma per essere un 300 grammi non è un effetto che poi disturba l'asciugatura, tant'è che non abbiamo macchie di colature o di parti in cui il colore si sedimenta. È interessante quindi la resa molto omogenea e il colore appunto che rimane estremamente brillante. È interessante poi notare come nella sfumatura che ho gestito inizialmente partendo dal colore più denso e sfumando con acqua si vanno poi a creare delle macchie che in alcuni casi sono casuali ed è chiaramente l'aspetto interessante dell'acquerello, che di fatto è una tecnica che si può controllare anche con tantissima esperienza, ma solo parzialmente, nel senso che poi l'acqua farà un po' sempre di testa sua, e in questo caso con il foglio l'effetto dell'acquerello diventa ancora più interessante perché entra in gioco anche la casualità di una carta che chiaramente è artigianale, o meglio gli effetti casuali di una carta artigianale, ma che rimangono comunque sempre abbastanza gestibili per chi dipinge ad acquerello. È interessante andare a vedere le macchie che si formano in zone tipo queste, in zone tipo queste, e che fanno proprio la caratteristica di questa carta, senza però andare poi a interferire con quella che può essere la resa di un'opera, la resa della pittura. Io direi adesso di vedere come gestire eventuali errori su questa carta, cioè nel caso in cui io dovessi stendere una velatura, nel caso in cui dovessi sbagliare, dovessi sbavare, come faccio a riprendere il colore, cioè come reagisce la carta se io devo lavare alcune parti. Quando dobbiamo rilavare un errore, la cosa migliore è intervenire con un pennello a setola rigida, quindi in genere un sintetico, e bagnare la parte che vogliamo schiarire, quindi che vogliamo rilavare. Insistere con l'acqua pulita e col pennello in modo da risciogliere di fatto tutto il pigmento che vogliamo portare via. Una volta che abbiamo rilavato, asciughiamo con lo Scottex e in questo caso ritorniamo quasi al bianco puro del foglio. Si vede un leggerissimo celeste del colore della prima velatura, proviamo a insistere ancora e vediamo come reagisce. Quindi continuo a sciogliere, a insistere, di fatto sto in questo passaggio stressando, potremmo dire, la carta, che però reagisce molto bene, tant'è che posso ritornare quasi a un bianco puro del foglio, cioè riesco a riportare via quasi tutto il pigmento. In questo caso la velatura era abbastanza densa, quindi era in superficie. Vediamo adesso come reagisce con lo stesso passaggio la carta a una velatura magari leggermente più diluita, quindi in teoria che ha dato la possibilità al foglio di prendere più pigmento. Quindi inumidisco leggermente la parte che voglio lavare, insisto per sciogliere il pigmento, e anche in questo caso torna quasi di nuovo al bianco del foglio. E vorrei provare anche una di quelle sfumature che io chiamo probabilmente in maniera impropria sfumature a secco, nel senso che le gestisco sul foglio completamente secco. Come le gestisco? A volte mi capita di mettere un colore molto scuro in una zona che poi in realtà devo sfumare e per non passarci sopra, visto che rischierei di risciogliere il pigmento, la cosa ideale è risciogliere lo stesso pigmento che ho già sul foglio per poi accompagnarlo in una sfumatura. Quindi sciolgo il pigmento già dato, invece che riprenderlo lo accompagno per sfumare e anche qui la resa mi sembra ottima. Artistico is a mold-made paper with 100% cotton. It means that it's a machine-made paper carrying similar features to an handmade paper. In fact, the paper formations arrives on the surface of the mold cylinder carrying a mesh,
the very same mesh that we use for handmade papers. It means that the fibers are disposed in a random way, so there is no grain direction, and that allows to have a very balanced reaction to water. On the other hand, the surface sizing is realized in the same way, exactly the same way for the handmade paper. It means tub sized. So a very thick layer of sizing is laid on the surface, so the paper is resistant to the most stressful watercolor technique. So Davide, let's get started with Artistico. Andiamo a inumidire la carta, anzi a bagnarla completamente. Quindi fino a qui la bagno col pennello, intervengo poi con lo spruzzino su questo lato per vedere ulteriori effetti che può offrirmi la carta. Ridistribuisco l'acqua in modo da bagnare tutto allo stesso livello e poi intervengo con un colore più denso. È una prova importante questa perché permette di capire almeno quando devo testare una carta e capire magari anche qual è la carta migliore in funzione del dipinto che devo eseguire. È una prova che mi permette di capire quanto rimane brillante poi il colore una volta asciutto. E il fatto di abbinare questo passaggio col colore denso alla sfumatura con acqua mi permette anche di capire poi appunto come posso passare dal colore pieno, dal colore più carico, agli effetti più chiari che si usano generalmente nelle prime velature del dipinto. Prima di passare alle velature di bagnato su asciutto, cominciamo già a vedere la resa del pigmento che inizia a separarsi dall'acqua e a sedimentarsi nella parte concava della carta, ed è proprio poi quella la parte in cui il colore risulterà più brillante, più carico. Per gli effetti finali aspettiamo poi l'asciugatura e passiamo intanto al bagnato su asciutto. Questi effetti sono interessantissimi, soprattutto se dobbiamo fare per esempio delle rocce o una sabbia. È interessante giocare con la texture che dà la carta per poi ottenere effetti simili che di fatto ci permettono di semplificare il lavoro di dettagli che altrimenti dovremmo eseguire appunto con la punta del pennello. Quindi la scelta della carta è importante anche per valutare il tipo di lavoro che poi dobbiamo fare. Facciamo asciugare anche il passaggio che ho appena eseguito e intanto vediamo come reagisce la carta a una gestione di bagnato su asciutto, con una sfumatura fatta partendo da un colore denso, quindi carico un colore abbastanza deciso, non troppo denso, ma comunque abbastanza deciso, poi sciacquo il pennello, vado ad asciugarlo leggermente in modo da non avere troppa acqua poi sul foglio e riprendo il colore per farlo sfumare verso la parte che voglio rendere più chiara. E facciamo poi asciugare anche questo passaggio. Intanto vediamo la resa di un passaggio di definizione. Anche in questo caso la linea risulta pulita, non si apre, non perde di definizione. È interessante notare questi due passaggi messi uno a fianco all'altro. Da un lato abbiamo delle macchie, delle sfrangiature che seguono poi di fatto la texture della carta, che quindi possono essere utili in base infatti al soggetto che dobbiamo rendere. A fianco poi abbiamo la possibilità sulla stessa carta di rendere anche delle linee estremamente precise e pulite, quindi passando da un lavoro di sintesi e di massima a un lavoro poi di definizione e di dettaglio. Intanto l'asciugatura è abbastanza omogenea, salvo in queste parti in cui ho caricato parecchio pigmento, ma gli effetti vengono fuori in maniera comunque molto molto interessante. Danno sempre delle macchie adatte alla gestione appunto del bagnato su bagnato e di chi cerca poi un lavoro di sintesi sul quale poi si può intervenire con la definizione e col dettaglio, che come abbiamo visto è molto semplice da gestire semplicemente lavorando in punta di pennello. È interessante notare come gli effetti che vengono fuori con questa carta, che è una collatura moderna, vegetale, differente rispetto a quella animale della carta che abbiamo provato prima, di fatto sono molto simili, nel senso che questa è una carta che
che di fatto segue la resa della carta fatta a mano, la imita in qualche modo, potremmo dire, e cerca di offrire gli stessi effetti. Ed effettivamente, se ci facciamo caso, sia nella stesura del colore, nell'asciugatura, ma anche poi nella resa delle sfumature, è molto molto simile, funziona molto bene, molto gestibile, sia appunto per bagnato su bagnato che per lavori di definizione e di precisione. Adesso dobbiamo ribagnare e inumidire la parte che vogliamo rilavare, quindi la parte da cui vogliamo riportare via il pigmento, dobbiamo risciogliere di fatto il pigmento. In questo passaggio chiaramente stiamo stressando la carta e da qua si vede poi nella resa finale la resistenza stessa della carta, nel senso che intervenendo così ci accorgiamo che la carta di fatto non perde, mi viene a dire, pelucchi, un termine tecnico potremmo dire, però la carta, ecco, non si rovina, non si apre, ma anzi mi permette di continuare a lavorare, continuare a lavare il colore per poi riprenderlo. Questo significa che che posso tornare quasi al bianco. Qua di fatto sono tornato quasi al bianco puro della carta, il che significa che posso correggere quasi tutti i passaggi che eseguo, soprattutto con colore denso in questo caso, e per l'acquarello è un gran lusso, potremmo dire. Vediamo lo stesso effetto su una velatura leggermente più diluita, che quindi in teoria ha permesso alla carta di assorbire più pigmento. La scelta del pennellino sintetico serve proprio per di fatto raschiare la carta, per quello dicevo prima che la stiamo stressando, perché essendo un pennellino duro insiste sulla superficie, però le fibre reggono molto bene, non si aprono, non si staccano e mi permettono anzi di continuare a lavorare e continuare a riprenderla. Vediamo adesso, ultimo passaggio, come risciogliere il pigmento per poi ottenere una sfumatura, quella che prima ho chiamato impropriamente a secco, non penso che sia un termine esistente, ma per rendere l'idea. Quindi sciolgo il pigmento, lo riaccompagno col pennellino e poi con acqua continuo a sfumare. Il fatto di poter risciogliere il pigmento per sfumarlo è molto molto comodo, perché significa che non devo gestire la sfumatura quando sto dando la velatura di colore più denso, ma posso gestirla successivamente, ed è un vantaggio anche questo non da poco. Fabriano 5 is mold made with 50% cotton, so it means it's produced on the same machine where Artistico is produced. It means has the same characteristics of Artistico, so very well balanced water reaction to watercolor. And on the other hand, the tap sizing on the surface make the paper very resistant and apt to watercolor techniques. The only difference that is only 50% cotton. So, Davide, let's get started with Fabriano 5. In questo caso stiamo lavorando con una grana grossa, mentre le carte precedenti erano delle grane fine. La differenza qual è? Chiaramente sta nella texture della carta, ma dal punto di vista, diciamo, più artistico, per chi dipinge, la cosa interessante è l'effetto che ogni carta e ogni grana restituisce. Abbiamo visto nelle carte precedenti come di fatto il colore va a sedimentarsi sulla parte più ruvida, la parte concava della carta, e dà degli effetti particolari, viene un po' fuori la texture di ogni carta. In questo caso vedremo molto più in maniera evidente le forme di colore che vanno a sedimentarsi. Questa carta, a mio avviso, è utilissima se dobbiamo lavorare con dei fondali marini o se dobbiamo fare, per esempio, dei boschi. L'effetto così più ruvido ci permette di fare un lavoro di sintesi che di fatto racconta in qualche modo il soggetto che stiamo eseguendo. Per questo è importante fare le prove sulla carta, perché poi ci permette di valutare qual è la carta migliore in base al soggetto che dobbiamo eseguire. Partiamo quindi dal bagnato su bagnato. Come avrete notato, sto lavorando sempre con lo stesso colore e questo permette di fatto di avere un dato oggettivo per confrontare le diverse carte. È chiaro che se io facessi lo stesso lavoro con un rosso, poi con un blu, sarebbe completamente diverso sia la valutazione dell'intensità del pigmento che poi anche alcune rese di colore.
Lo spruzzino per il bagnato su bagnato è utile perché bagna la carta in maniera non omogenea, quindi qui avremo un po' meno acqua rispetto alla parte in cui ho lavorato col pennello estremamente carico. Qua si iniziano a vedere già i puntini del colore che sedimentandosi restituisce appunto la texture della carta su cui stiamo lavorando. In questa parte intervengo con meno colore, così proprio da vedere la differente resa in funzione della quantità di pigmento, oltre che della quantità di acqua che ho dato sul foglio. Mentre questa parte asciuga, valuteremo poi successivamente la resa, l'intensità e il pigmento, vediamo un effetto di sfumatura e un effetto di colore denso, per poi valutare successivamente le lavature. E poi vado a sfumare. È interessante proprio la resa della grana della carta, utilissima, come dicevamo prima, per soggetti particolari che presentano appunto superfici ruvide, quindi in base al paesaggio che devo fare, se parliamo di paesaggio, può essere una carta che aiuta tantissimo nella resa degli effetti naturali che troviamo in natura. Facciamo asciugare anche questa. Mettiamo qua del colore denso e poi vediamo come reagisce la carta con una pennellata particolarmente precisa per capire se poi ci può aiutare anche per il dettaglio. Anche qui quello che abbiamo visto in precedenza, può essere interessante appunto valutare anche l'utilizzo di un foglio ruvido se stiamo cercando effetti simili per rendere particolari effetti nei nostri soggetti. Quindi la grana della carta ancora una volta ci aiuta per quanto riguarda la resa di determinati effetti. Vediamo se vogliamo invece gestire una linea più precisa, più pulita, come reagisce la carta. Quindi lavoriamo con la punta del pennello. E anche in questo caso la carta tiene molto molto bene. Tiene bene cosa vuol dire? Vuol dire che quando io faccio una linea, questa linea non si allarga seguendo le fibre della carta, del cotone, ma tiene comunque il segno che sto dando. E questo ancora una volta mi permette di passare da velature di bagnato su bagnato abbondante con molta acqua a lavori di precisione assoluta. Quindi mi permette di fare un primo passaggio bagnato su bagnato e poi su questo passaggio tornarci sopra con delle velature per ridefinire, per descrivere, per dettagliare. Le velature che abbiamo dato in precedenza sono quasi completamente asciutte, ancora qui è leggermente umido, però possiamo già fare delle prove di lavatura in questa parte. Intanto si nota come il pigmento ancora una volta risulta molto brillante, rimane comunque l'intensità del colore, rimane soprattutto quando abbiamo il colore così più denso viene fuori tutta la brillantezza. Interessante notare qua le macchie che si formano con la sedimentazione, la granulazione del colore, soprattutto in queste zone. Proviamo adesso a lavare il colore, vediamo cosa succede se vogliamo riportare fuori, o meglio correggere alcuni passaggi in cui magari abbiamo dato una velatura troppo densa per errore. Pennello leggermente umido e andiamo a bagnare, inumidire la superficie su cui poi vogliamo intervenire per rilavare il colore. Una volta bagnata la riportiamo fuori con lo Scottex, quindi riasciughiamo la velatura appena data e di nuovo interveniamo con acqua per continuare a lavare. Quindi vediamo che riusciamo comunque a rilavare, a rimuovere il colore e ritorniamo a una superficie abbastanza chiara, non chiara quanto quella del Fabriano Artistico, il foglio che abbiamo visto in precedenza. Ricordiamo però sempre che qua stiamo lavorando con una carta che al 50% è composta da cellulosa e al 50% da cotone, quindi una fibra differente, però comunque una buona resa di lavatura che ci permette comunque di restituire un chiaro laddove magari abbiamo coperto per errore una parte che doveva restare luminosa. Vediamo adesso lo stesso passaggio anche in una velatura leggermente più diluita. Anche qui vediamo un effetto simile a quello che abbiamo appena letto in questa parte, nella parte più densa. Possiamo rilavare il colore, riusciamo ad alleggerire, ci permette quindi un buon margine di correzione e di lavatura. Ultima prova tecnica. Proviamo a risciogliere il pigmento per poi sfumarlo. E anche qua, di nuovo lavorando a secco, vediamo come in alcuni casi di nuovo la grana della carta ci aiuta per rendere alcuni effetti particolari, soprattutto di sintesi, utili soprattutto per il paesaggio naturale, a mio avviso. Fabriano watercolor is for dinner made with 25% cotton content. Is the entrance gate to Fabriano watercolor papers. It means it's the starting point for everybody interested in trying this amazing technique, the watercolor.
in fact, has a very good absorption. It's very resistant because of the 25% cotton content. And it's very amazing to paint on this watercolor paper. So, Davide, let's get started with Fabriano watercolor. Partiamo sempre dal bagnato su bagnato. Quando eseguo questi passaggi, generalmente lavoro con un pennello a punta tonda, che è proprio quello che ho in mano in questo momento, che è un serbatoio particolarmente capiente e che quindi mi permette, con pochi tocchi, di bagnare tutta la carta. Come in precedenza, interveniamo poi con lo spruzzino, che ci permette di ottenere un bagnato su bagnato non omogeneo. Caricando più pigmento viene fuori, comincia a venire fuori quella che è la grana, quella che è la texture della carta su cui stiamo lavorando. Caricherei qui adesso, anche a costo di avere poi magari una macchia data da tempi diversi di asciugatura, un po' di pigmento in più per vedere poi appunto la resa della brillantezza una volta che la carta asciuga. Prima di passare ai lavori di bagnato su asciutto, mentre questa parte inizia ad asciugare, possiamo vedere anche gli effetti della carta, di come si imbarca, ma effettivamente senza poi far scivolare l'acqua in punti circoscritti, quindi quell'effetto classico dato che poi rende delle macchie che in pittura possono creare problemi. Quindi la carta si imbarca, tutto sommato, senza alterare le pennellate di bagnato su bagnato, quindi le pennellate molto cariche di acqua. Quindi per eseguire sfumature simili carico il colore più scuro che voglio ottenere nella velatura, poi sciacquo il pennello, lo riasciugo leggermente e vado ad accompagnare verso destra il colore che cammina quasi in automatico finché trova la superficie umida. Quindi per lavorare col colore denso di nuovo intervengo con un pennellino sintetico lingua di gatto abbastanza piccolo, quindi un pennello che non ha serbatoio. Mentre asciugano questi tre passaggi, vediamo come reagisce la carta a un segno particolarmente sottile. Cosa importante per chi lavora soprattutto col figurativo, la punta rimane, o meglio la linea che viene fuori in questo passaggio rimane abbastanza pulita, cioè non si sfrangia, non segue le fibre della carta, ma mi restituisce esattamente il segno che stavo cercando, cosa chiaramente più che positiva. Tutto sommato, nella parte in cui ho lavorato con moltissima acqua, in realtà non ho delle macchie importanti, cioè il colore non ha spinto su altri passaggi creando delle macchie a ventaglio, che sono quelle tipiche che si creano in genere, rimane abbastanza omogeneo, ma si intravedono comunque alcune pennellate, quindi dato da un tempo differente di asciugatura della carta. Stesso discorso vale per la parte in cui ho sfumato, in cui ci sono dei passaggi di colore abbastanza morbidi, ma in alcuni casi vengono fuori anche delle macchie date appunto da tempi differenti di asciugatura, che, come dicevamo prima, in alcuni casi possono essere un problema se stiamo cercando magari un cielo omogeneo, ma possono essere molto interessanti se stiamo lavorando su paesaggi naturali che richiedono appunto delle macchie a ventaglio, come in questo caso. Vediamo adesso come funziona per quanto riguarda le lavature. La carta è abbastanza resistente, non si sfibra, non si arriva al bianco puro, ma si riesce comunque a restituire un bianco abbastanza chiaro, utile appunto quando dobbiamo correggere delle velature che magari hanno coperto i punti luce di un dipinto, oppure quando dobbiamo magari rifare anche dei bordi, per esempio se abbiamo delle sbavature che vanno fuori, con questa tecnica, quindi con la lavatura, possiamo ripulire e ridare un contorno più preciso, più pulito. Ecco, qua sono arrivato quasi di nuovo al bianco puro. Insistendo potrei continuare a portare fuori il bianco lavorando ancora in queste parti, ma comunque l'effetto è molto simile. Ultimo passaggio, vediamo cosa succede se sciolgo il pigmento per poi sfumarlo con acqua con il foglio completamente asciutto. Anche in questo caso riesco a sciogliere il pigmento senza poi avere troppi problemi, nel senso che non devo insistere eccessivamente, non devo lavorare troppo col pennello, il pigmento si scioglie abbastanza in fretta e riesco quindi ad accompagnarlo per una sfumatura. Ormai tutti i passaggi che abbiamo fatto, tutte le velature che abbiamo dato, si sono completamente asciugate, mettiamoli a confronto e vediamo i diversi effetti.
Siamo partiti dalla carta fatta a mano, esportazione 100% fotone, grana fine, per poi passare al Fabriano artistico, sempre 100% fotone con macchina in tondo, quindi un procedimento che di fatto viene sviluppato in maniera industriale, ma che segue gli stessi parametri della carta fatta a mano e che in qualche modo, come abbiamo visto, ripropone la stessa resa, gli stessi effetti. Abbiamo lavorato poi con Fabriano 5, in questo caso grana grossa, quindi una resa differente proprio della texture della carta, in questo caso 50% cotone, sempre realizzato con macchina in tondo, per poi passare alla Fabriano Watercolor, 25% cotone e macchina in piano. Per quanto riguarda la carta fatta a mano, abbiamo visto intanto la resa dal punto di vista poi pittorico, al di là del fascino del prodotto artigianale su cui si può dipingere, abbiamo visto consiste principalmente nella resa della brillantezza del colore, che non va a perdere quando asciuga e si nota sia in queste parti, in cui non ho caricato tantissimo pigmento, ma si percepisce comunque la brillantezza del blu che ho messo nella fase di bagnato su bagnato. Abbiamo visto come si possono gestire anche abbastanza facilmente delle sfumature lavorando con parecchia acqua. La carta non imbarca in maniera particolare e tiene in maniera abbastanza omogenea ogni velatura. In questo caso la possibilità di poter rimuovere e correggere alcuni passaggi diventa sicuramente una facilitazione per chi dipinge. Altra caratteristica importante, questo l'abbiamo visto un po' per tutte e quattro le carte, se rendiamo, oltre al bagnato su bagnato, una velatura particolarmente, o meglio un segno particolarmente sottile, quel segno non va a perdere, non si allarga e mi restituisce una linea che va a seguire esattamente la pennellata, cosa fondamentale per chi come me, per chi fa figurativo, va a cercare anche la precisione e la descrizione del soggetto. Tutte queste caratteristiche insieme chiaramente ci permettono di poter lavorare con differenti tecniche. Se dovessi sceglierla per un lavoro nello specifico, sicuramente su questa carta eseguirei un ritratto particolarmente, anche abbastanza grande, che quindi richiede parecchi dettagli, e soprattutto una carta che mi permette di eseguire numerose velature, numerosi passaggi senza avere paura di stressare le fibre, di stressare la carta. Per quanto riguarda poi la Fabriano Artistico, abbiamo detto che è una carta che viene prodotta in questo caso con un macchinario in tondo, quindi una produzione industriale, che però riprende gli stessi passaggi e ricerca gli stessi parametri della carta artigianale, quindi di quella fatta a mano, e in qualche modo rispecchia effettivamente la stessa resa, la stessa resistenza al colore delle fibre, quindi la possibilità di andarci sopra con tantissime velature, con tantissimi passaggi, e soprattutto una caratteristica fondamentale è la possibilità di poter rilavare quasi totalmente il colore anche quando arriviamo a velature particolarmente intense. Questa carta sicuramente a sua volta, anche questa, è adatta a lavori particolarmente elaborati, particolarmente lunghi, che siano ritratti o paesaggi con molti dettagli e con molti passaggi di velatura. La terza che abbiamo visto insieme è la Fabriano 5, sulla quale abbiamo visto una stesura di, anche in questo caso, di acqua abbastanza abbondante. In realtà qua ho calibrato un po' di più l'acqua, proprio perché è una carta al 50% cotone, 50% cellulosa, quindi anche una reazione differente all'acqua. O è una grana grossa, quindi chiaramente una resa differente della texture della carta, che, come dicevo prima, quando l'abbiamo testata, è molto utile, molto interessante per gli effetti di granulazione che dà, quindi per la sedimentazione del colore nella parte concava, e soprattutto poi per le gestioni a secco. È una carta che sicuramente utilizzerei se dovessi realizzare un paesaggio naturale, con una serie di rocce, di alberi, di comunque elementi abbastanza caotici, invece che andare a ricercare il singolo dettaglio, sfrutterei proprio la carta lavorando a secco per riportare fuori questa texture che mi aiuterebbe moltissimo in fase di pittura. Anche in questo caso, ma ripeto, è una caratteristica costante di tutte le carte, abbiamo visto come la pennellata di fatto non si muove, non si apre e mi restituisce sempre un segno estremamente sottile e preciso. Ultima carta che abbiamo testato insieme è la Watercolor. È una carta che chiaramente reagisce in maniera differente rispetto alle altre, ci dà comunque degli effetti molto interessanti. È senza dubbio una carta adatta per chi sta magari iniziando, sta lavorando con dei formati piccoli e sta cercando di capire un po' come funziona l'acquerello. Questa carta potrebbe essere adatta proprio per cominciare a sperimentare le velature di bagnato su bagnato, le velature di bagnato su asciutto e soprattutto la gestione della precisione del segno, che anche qua rimane abbastanza precisa e pulita.
So, dear friends, as we wrote in the YouTube chat, all your questions can now be responded by Giuseppe Prezioso, who is live with us, and I ask Clelia to give him the camera. Giuseppe, please share your screen, open your screen. Here he is. And first, let me thank you for the great video, because the video was even due to Davide Siddi, who is a great master, actually, was very carefully done, and it is comprehensive of all the informations about the paper. Maybe we should start with one very first question. Can you please list again all the different kinds of paper, of Fabriano paper, just to make sure that the artist had understood Fabriano is not just one kind of paper, but you have done a long research and you are actually producing many different kinds for many different needs. Yes, thank you, Anna. Yes, it's been a real pleasure to have Davide in our paper pavilion. You know, the atmosphere, the ambience where the video has been made has helped to create the right atmosphere, because it's our soul, it's our world. And as you were saying, yes, as I was saying during the video, that we are the only one in the world, the only paper mill in the world, able to supply the different watercolor papers in the three different techniques known for producing the papers. I mean, handmade, mold made, and for dinner made. And in the video, Davide, my hair is a little bit, I don't know how to say, so fluffy. And so we have the handmade paper that is, of course, made with 100% cotton, is esportazione. And we have our mold made grades that the best known, I suppose, I deem is Artistico, made with the same cotton content, 100%. And we have two different white shades. We have the traditional white and the extra white. We have Fabriano 5, that is 50% cotton, mold made. We have another paper, but it's available just in blocks. It's called the Blocco per Artisti. It's 50% cotton, very similar to Fabriano 5, with a different color shade. And the last one, so it's our entrance gate to the watercolor papers, is Fabriano Watercolor. So we always add our brand name, Fabriano, because watercolor is the name of the technique. But it's so well known in this way that now is part of the name of the brand. And it's for dinner made, so with 25% cotton, so in order to give more quality to the paper, more strength, better resistance, and being helpful to start with the technique. Because just let me say a few words. We had very nice and good watercolor artist that Anna has met in Fabriano, because he was in residence in Fabriano until today. And he told me that he was starting to get rid of watercolor technique because he was thinking not to be able to paint, because he was thinking he was not applying carefully the technique, he was not mastering the technique. But when he changed the paper, and by chance it was Fabriano Artistico, he discovered that the paper was affecting the painting results. So it's important to have all the right tools in order to get the best result. So it's important that when you start painting, even with a paper like watercolor for dinner made, so with different characteristics compared to mold made or handmade paper, you have a good paper in order to be invited and to keep on painting and to use the technique. So that's just the overview of the papers tested by Davide 2 weeks ago.
So, Giuseppe, from the chat in YouTube, we have some artists asking us how they can see again the video to reorganize their mind and get the best information about the paper. They probably understood how it is important to get the right paper to do the right project you want to do. And the video you can always see inside the Fabriani in Acquarello YouTube channel anytime you want, because it will be there forever. But you also can see inside the Fabriano paper YouTube channel. Exactly. So no problem to see it back. Artists, please see it as many times as you want and get informed for the best. The video was really clear. We must thank you really very much for giving us such deep information. Yes, since tomorrow it will be public on our YouTube channel. Of course. And of course in Acquarello website or platform. And something more, Giuseppe, to be said is that we thank the Fabriano paper a lot and a lot all over and over again about the long research you are doing to help us artists to do our best. Because as we always say, the producers of paper, of brushes and of pigments, but paper is definitely very, very important. Your research helps us to develop our art. So you are for sure our best partner. Oh, thank you, Anna. As you know, whenever I can, I try to bring artists inside the paper mill in order to give the right information and the right feeling and sensitivity to the lab and to the technicians that we have in our lab in order to test the paper and to find the right parameters. Because, you know, when you are producing paper and you make tests during production in order to verify whether the paper is respecting the standard, it's just numbers. So you have a set of different tests to be performed according to water absorption, stiffness, and so on, substance, paper weight, I mean. But at the end, they are just numbers. What I try to do is to give to the people in our lab what the artists are expecting, because the artists are not measuring the different technical properties of the paper. They just see the reaction of the paper. And so what they are looking for, so to see, I don't know, color lifting, glazing, and so on. So I've seen that that has been a very nice, very glad surprise, because I've seen that all the technicians were very, very careful listening to the artist, because I had the occasion I profited the presence of Davide in Fabriano and of Alberto Madrigal, the other artist who was in residence in Fabriano, to bring both of them in our lab, trying to give a message how to check the paper with different properties not strictly linked to lab tests. And we did it in two different days, and I was happy that both said the same things, so we were not misconfusing information to give to the technicians. So that's just to testify that we are keeping on working in order to improve the paper qualities and to keep the consistency of the quality during the years, over the years. So now we are fully committed in fine arts, and we strive every day in order to improve, if possible, the qualities of our papers. And of course, for handmade paper, now we are pushing in order to have our papers always available in stock in order to be supplied to the market. And even for these papers to improve or to give improved characteristics to their qualities, if it's possible. So Giuseppe, I can witness myself and Gabriele Mazzara also have been many times inside the production, trying to help the technicians to test the paper as long as it was made and
to find the best, to help for the best. And this is a clear invitation to the artists to get in touch, and maybe they can visit themselves the production, and they can bring their own information and suggestions as well. Do you want to add anything? As from the chat, I think we have given all the information they wanted, and they are very thankful again for the video that was. No, according to me, I'm always open to reply to all the questions so asked for by the artist or from everybody. So, in case I can ask you if there are questions in the future that. You can collect them and forward them to me in order to reply and to keep in touch with the community, because it's important for both of us to be in touch in order to be satisfied at the same time. So, and I hope in the near future, so next year, we'll be able to meet each other in presence, because now I hope we get out from this terrible situation. And so that's a positive message, even though positive today is not so positive as a message. So, you know, today, if you are negative, it's better. But yeah. I hope in the near future, positive will mean positive in all possible meanings. You know, Giuseppe, almost all our live meeting during the past days, at the end, finish with this sentence, that we look forward to meet in presence again, and that we hope to do it very soon. And of course, it is the best hope we can do. And let me say also that paper was our best company during all the COVID time. We enjoyed it very much. And for sure, us as artists had help to go on this terrible time. For sure, we did. So, let's say that we thank Fabriano a lot. And from Fabriano in Acquarello and from Fabriano Paper Factory, we say hello to all our audience and see you soon. Okay, thank you. Enjoy. Bye-bye. Good lunch to everybody. Bye. Who is going to enjoy it. Ciao.